Così iniziamo a riscaldarci bene. Inspiro, su con le braccia verso il soffitto, butto fuori, scendo lentamente. E ancora salgo piegando le ginocchia. Così mi aiutano su con la schiena. Ancora l'ultimo. Salgo su lentamente. E ha fatto l'ultimo, rilasso le braccia giù lungo i fianchi. Cambio la posizione delle gambe. Da pari come siamo, porto il piede dall'altra parte, passando da davanti. Il piede destro scavalca il sinistro e va a appoggiarsi dall'altra parte. Quindi ho le gambe incrociate, con la destra davanti. Vado a fare lo stesso esercizio che ho fatto prima. Inspirando, salgo su con le braccia al soffitto. Butto fuori, scendo lentamente con la schiena e il collo rilassati. Tensione dietro il ginocchio sinistro. Salgo lentamente, piano, la schiena e il collo tornano in alto. Ancora due. Inspiro, su col braccio al soffitto. Scendo, butto fuori. Qui ho molto equilibrio. Attenzione, gesti tranquilli. Ancora l'ultimo. Salgo, piano, inspirando. E scendo giù, poi l'ultima volta, le gambe sono incrociate sempre. Piano piano, attenzione all'equilibrio, salgo su lentamente, rilasso le braccia e cambio la posizione dei piedi. Quindi ora è il sinistro che scavalca il destro e va dall'altra parte, la gamba sinistra è avanti. Concludiamo con gli ultimi tre movimenti, ancora inspiro su con le braccia, lentamente butto fuori, scendo. Ancora lentamente, la schiena si riallinea gradualmente su, salgo con le braccia al soffitto e butto fuori, scendo sempre lentamente. Vado a fare l'ultimo. Così sento bene la pressione dietro la gamba. La salita tranquilla e rilassata. Completato l'ultimo, poi piano piano le braccia sono lungo i fianchi, i piedi tornano all'appoggio normale sotto le anche. Ora tanto cambierò la quadratura. Stendo le braccia di lato in linea con le spalle e lavoro di equilibrio anche adesso. Tutto il peso del corpo sulla gamba sinistra perché la destra lavorerà. Attenzione, con la punta tocco di lato, la gamba destra è distesa, inspiro. Butto fuori, alzo, intravuoto, il piede destro va a sinistra. Ancora, inspiro, slancio toccando a terra con la punta, butto fuori, fletto su, punta che va a sinistra. Sempre gamba destra, quindi il mio peso del corpo è sempre sulla gamba sinistra. Butto fuori, alzo la gamba, intravuoto l'anca per spostare il piede dall'altra parte. Torno a toccare terra con la punta, inspirando. Anche qui ho molto equilibrio, la schiena è dritta, lo sguardo avanti. Ancora uno, inspiro con la punta a terra, butto fuori equilibrio. E rilasso, piede destro a terra. Se sento il bisogno, rilasso anche le braccia giù lungo i fianchi. Respiro nel profondo, completo con la gamba sinistra, quindi braccia stese di lato, peso del corpo a destra, lavoro con la gamba sinistra che fa il gesto che ha fatto prima la destra. Inspiro giù con la punta del piede, butto fuori, alzo, intravuoto l'anca per spostare il piede dalla parte opposta. Ancora, inspiro, punta a terra, butto fuori, muovo la gamba. Sempre la sinistra ancora, la schiena è dritta, braccia stese di lato. Ancora due. E stop, rilasso, piedi a terra, braccia giù lungo i fianchi, scarichiamo bene le braccia, piccole rotazioni delle spalle verso dietro, respiro regolare e rilasso bene le spalle che ruotano insieme verso dietro. Ancora, adesso alzo un po' l'inquadratura, alterno, anche qui ho molto equilibrio, una flessione alla volta della gamba verso l'alto, con la mano dello stesso lato che va a prendere sopra, spingendosi reciprocamente. La gamba destra si alza, la mano destra quindi è pronta per spingersi reciprocamente. Torno giù, appoggio e cambio parte. Inspiro, giù col piede, butto fuori durante la pressione reciproca.
La schiena è dritta, quindi inizio ad attivare l'addome. Torno giù, inspiro, braccia lungo i fianchi, butto fuori, su ginocchio, mano dello stesso lato che spinge in basso. Ma la gamba fa resistenza, c'è una pressione reciproca. Mano destra, ginocchio destro e mano sinistra, ginocchio sinistro. La schiena è sempre dritta, guardiamo avanti. Così che sono pronto per aggiungere il braccio opposto. Mano destra sempre con ginocchio destro, braccio sinistro, quindi l'opposto che spinge su in alto. Ora sono tutta nei bronzi. Spingo, quindi la stessa parte che si fa pressione, il braccio libero è su al soffitto. Cambio, alzo il sinistro, mano sinistra che fa pressione, braccio destro che spinge su al soffitto. Ho aggiunto solo il braccio opposto al lavoro dove c'è la pressione. Inspiro, passo il braccio, cambio la gamba, butto fuori, pressione. Inizio ad attivare quindi tutti i muscoli cercando l'equilibrio. Gli ultimi due. L'ultimo per parte. E poi stop, rilasso. Andiamo a fare un affondo. Vengo sul tappetino così il ginocchio non subisce il trauma della parte dura. Vengo a fare un affondo avanti, siamo ancora al riscaldamento. Avanzo con la gamba destra, piegando dietro la sinistra, quindi è come se facessi un inchino. La mia gamba destra è piegata avanti con la pianta del piede a terra. E la gamba sinistra è dietro, con la punta che spinge in basso. Perché ci alzeremo? Braccia morbide lungo i fianchi, guardo avanti, inspiro da questa posizione. Buttando fuori, le gambe lavorano per slanciare sul peso. La gamba sinistra si stende, le braccia vanno su al soffitto. Ancora scendo, inspiro, ginocchio sinistro che tocca terra, braccia morbide lungo i fianchi. Quindi ancora butto fuori, il ginocchio sinistro si stacca da terra, braccia che vanno al soffitto. E torno giù lentamente. La gamba destra rimane sempre avanti, la sinistra stacca il ginocchio da terra, le braccia vanno su. E giù scendo ancora, vado a fare l'ultimo, butto fuori. L'ultimo slancio su con le braccia al soffitto. Da qui torno eretto per sciogliere un po' le gambe. E cambio, posso indietreggiare un po' per avere lo spazio. Devo alternare avanti con la gamba sinistra, piego il ginocchio destro ora a terra. Punta destra carica a terra, quindi il tallone alzato, gamba sinistra piegata avanti. Braccio morbido ancora, inspiro. Butto fuori, stacco il ginocchio destro da terra. Braccia su al soffitto, schiena che si allunga, scendo lentamente, attenzione al ginocchio che si appoggia lentamente, poi su ancora mi slancio, ancora due, prendo l'aria, scendo, ancora butto, fuori, su, ancora l'ultimo, vado a fare l'ultimo e rimango eretto, su, mi alzo e sciolgo. Sciolgo bene i polsi, sciolgo bene le gambe, mi scarico e respiro profondamente. Ultimo esercizio in piedi di riscaldamento. Posiziono sempre bene il peso del corpo su tutte e due le gambe, ferme e distese. Stendo su tutte e due le braccia al soffitto, come se qualcuno mi tirasse in alto o come se io volessi proprio toccare il soffitto. Palmi rotati verso l'interno. Intanto allunghiamoci e respiriamo profondamente. Prendo l'aria dal naso, butto fuori dalla bocca. Tiro, 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 tiro sempre. Mantenendo proprio questo allungamento in alto, compio leggere torsioni da ogni lato. Inspiro al centro, vado a destra, buttando fuori l'aria, mi volto proprio a destra mantenendo le braccia in allungamento, con uno sbilanciamento in basso, come se mi affacciassi giù da un balcone. Leggero, leggero. Torno in alto, inspiro. Tocco il soffitto, vado a sinistra, butto fuori, ruoto, mi affaccio giù verso il basso e torno su al soffitto. Il bacino cerco di mantenerlo immobile, cerco di muovere solo la parte superiore del busto. Ancora. Vado su al soffitto, prendo l'aria, butto fuori, piccola rotazione e sguardo e busto che vanno verso il basso come se mi affacciassi. Ancora l'ultimo. Arrivo su e sciolgo, rilasso bene le spalle e le braccia.
Mi posiziono adesso avanti al tappeto perché scendiamo, quindi abbasso l'inquadratura. In piedi davanti al proprio tappeto, andiamo a controllare la discesa per arrivare giù in quadrupedia. Respiro regolare, braccia morbide giù, piego le ginocchia, palmi belli pronti per toccare terra e arrivare alla posizione di quadrupedia. Dorso del piede bello appoggiato a terra, quindi non è attivo. Mai giù riposato. Schiena dritta, abbasso tutti e due i gomiti. Tutti e due i gomiti sono appoggiati a terra. Con i palmi un po' più lontani, come se fossero attaccati, rimangono proprio a mantenere l'attacco, l'appoggio a terra. Inspiro, spingendo verso il basso, allungando i gomiti su, allungo le braccia. Butto fuori l'aria, piego i gomiti e lentamente ritoccano il tappeto. Quindi lavoro specialmente con i tricipiti, le braccia. Scendo lentamente i gomiti a terra, inspiro su, butto fuori, riscendo lentamente i gomiti, si appoggiano per un attimo a terra, per poi subito ripartire in alto. Ancora. Palmi che rimangono sempre appoggiati nello stesso punto, quindi non stacco l'appoggio dei palmi. Scendo, appoggio momentaneamente, inspiro, salgo e buttando fuori scendo lentamente. Movimenti lenti e soprattutto la discesa, devo sentire lavorare il braccio. Se voglio aumentare, centralizzo un po' l'appoggio del ginocchio sinistro per stendere dietro la gamba destra. Con l'allungamento delle punte dietro, mantenendola ferma ma distesa, continuo il lavoro delle braccia che già stavo facendo. Gamba sinistra ferma al centro, la destra stesa dietro. Scendo lentamente con i gomiti, buttando fuori e inspirando, mi alzo sempre. Come unica base di appoggio, eventualmente ho la gamba sinistra e i due palmi. Ancora uno. Quando ho riappoggiato i gomiti a terra, cambio la gamba, ginocchio destro a terra, magari lo centralizzo per avere più equilibrio, stendo dietro la gamba sinistra. Quindi vado a completare, ancora, inspiro su con le braccia, butto fuori i gomiti che piegandosi vanno a cercare il tappeto. Ancora, la schiena dritta, l'addome sempre bello attivato. Ancora due. Respiriamo. Completati tutti e due, torno quadrupede in maniera normale, con i palmi sotto la spalla, gomiti distesi, ginocchia sotto le anche, la schiena dritta. Anche qui vado a cercare l'equilibrio. Tutto l'appoggio del nostro corpo va sul palmo sinistro e la gamba destra, perché mano destra e ginocchio sinistro si incontrano sotto al petto. Si alzano e vanno a slanciarsi, braccio avanti e gamba dietro, mano destra e gamba sinistra. Sotto il petto prendo l'aria, butto fuori, si slanciano. Ancora prendo l'aria, sotto al petto si toccano e butto fuori, slancio. Sempre loro due, cerco di mantenere l'equilibrio perché il braccio destro e la gamba sinistra stanno sempre in movimento senza toccare terra. Butto fuori, slancio. Inspiro, vengo a cercare il contatto sotto la pancia. Ancora due. Controllo il movimento e cambio l'appoggio. Mano destra a terra, ginocchio sinistro a terra. E vado a cambiare l'incrocio. Lavorerò con il braccio sinistro e la gamba destra. Sotto il petto, sotto la pancia, meglio, prendo l'aria, butto fuori, slancio. Mantengo un attimo la posizione con il braccio in avanti e la gamba dietro. Poi ancora prendo l'aria, si incontrano e slancio ancora. Vado a fare gli ultimi due. E stop, rilasso. Palmi a terra, ginocchia a terra e punte dei piedi a terra. Quindi attivo i piedi, i talloni sono alti e le punte a terra. Alterno la posizione di quadrupedia come siamo adesso al cane. Inspiro adesso, buttando fuori, spingo verso il basso, slanciando le anche al soffitto.
lo sguardo va ai piedi. Prendo l'aria, scendo lentamente in quadrupedia. Ancora, butto fuori, su. E scendo lentamente, le ginocchia toccano terra, lentamente, attenzione all'appoggio brusco. Ancora, butto fuori, su, bacino alto e lentamente, inspirando, le ginocchia vengono a cercare l'appoggio. Movimenti lenti e attenzione all'apnea, respiriamo, butto fuori, su, inspiro, scendo. Questo è l'ultimo esercizio in questa posizione. Chi volesse aumentare il carico di lavoro come base di appoggio ha il plank, quindi allontano l'appoggio dei palmi in avanti e arrivo al plank. Da qui vado al cane sempre, buttando fuori e inspirando scendo sempre in plank. Butto fuori su, inspiro scendo. Questo è piuttosto, se voglio provare ma vedo che non va, mantengo la quadrupedia con le punte giù attivate, tanto vado sempre su a fare il cane, buttando fuori, poi inspiro, scendo. Se invece tutto va bene, plank come base di partenza e cane su. Quello che scegliamo gli ultimi due movimenti. Fatti, rilasso, ginocchia a terra, glutei ai talloni, braccia in avanti. Rilasso, la fronte è bassa e respiro. Respiriamo profondamente e rilassiamo. Dopodiché torno su, mi siedo centrale al tappeto, lasciandomelo di lato anche, proprio al centro, lasciandomi i restanti lembi di lasso, perché andiamo a fare marmed. Sulle ginocchia, da qui, facciamo tutti uguali, scivoliamo a destra, il gluteo destro scivola, tocca il tappeto. Quindi la mia caviglia esterna è la sinistra. Appoggiamo, rimaniamo sempre a destra, il gomito destro a terra, sotto la spalla sempre, il braccio sinistro dietro oltre la testa, da qui prendo l'aria. Butto fuori, mi slancio, arrivo al centro, mano che afferra la caviglia, braccio destro che si allunga su in alto in maniera opposta. Ancora inspiro, torno a destra, allungo il braccio sinistro, butto fuori, cambio, il braccio destro si allunga su. Quindi è un cambio fluido, ma attenzione ai gesti bruschi. Prendo l'aria a destra, gomito destro a terra, butto fuori, il braccio destro spinge su in alto, in direzione opposta. Quindi la mano sinistra si aggancia alla caviglia sinistra, braccio destro su. Ancora uno, inspiro a destra, butto fuori, allungamento. E torno al centro, giusto per cambiare lo scivolamento dall'altra parte. Gluteo sinistro che tocca il tappeto da questa parte. Gomito sinistro a terra sotto la spalla, braccio destro pronto dietro oltre la testa. Inspiro, buttando fuori, torno centrale con il braccio sinistro che spinge su. Ancora, gomito sinistro a terra, allungo il destro, torno al centro. Quindi è la mano destra che si aggancia alla caviglia destra. Controllo bene il movimento. Appoggio lentamente, attenzione ai movimenti bruschi. E respiro. Ancora l'ultimo. E rilasso, mi siedo per un roll down, do le spalle al tappeto. Quindi gambe distese, con le punte che spingono in avanti, il contrario del piede a martello. Dietro di me c'è il resto del tappeto. Così, schiena che spinge al soffitto, braccia in avanti, palmi che si guardano. Scendiamo a due tempi, inspiro, butto fuori, C-shaping, dietreggio lentamente, mantengo un secondo, ancora inspiro, butto fuori, finisco la discesa, braccia dietro, allunghiamoci profondamente, braccia che spingono dietro, punte che spingono in avanti dei piedi, tiriamo, tiriamo e respiriamo profondamente. Ancora. Devo sentire proprio tutto il busto e la schiena che tira e che si allunga.
da qui poi torno in avanti con le braccia lungo i fianchi e porta a squadra tutte e due le gambe, le fletto al busto. Da qui, se non ho dolore al collo, lo alzo fronte alta attivando di più l'addome. Se invece ho dolore, la testa a terra. Da qui inizio, sempre a gamba piegata, il movimento alternato avanti e dietro. Una punta alla volta viene a cercare o avvicinarsi al tappeto avanti. Buttando fuori, ho la punta in avanti e il ginocchio opposto a me. Inspiro, cambio, butto fuori, alterno. Quindi durante il cambio prendo l'aria. E butto fuori appena un ginocchio è vicino a me e la punta opposta è al tappeto. Il collo è alto se non ho dolore, se no si abbassa a terra. Le braccia per ora sono morbide, sto attivando l'addome. Ancora due movimenti. A questo associo le braccia. Alla gamba avanti a me sul retrocoscia, tutte e due le mani. La spingano dal retrocoscia, quindi la punta opposta è lontana, a toccare il tappeto. Il ginocchio vicino viene spinto verso di me. Cambio, inspiro, l'altra punta tocca a terra, l'altro ginocchio si avvicina e io lo aiuto ad avvicinarsi, lo spingo a me. Ancora, inspiro durante il cambio e butto fuori, quindi mentre spingo il ginocchio alla volta il piede opposto è lontano. Ancora, l'addome si attiva, il collo se non fa male è alto, se no è appoggiato a terra. Quindi una mano alla volta dal retrocoscia, tutti e due spingono il ginocchio vicino. Ancora due. Gambe sempre a squadra, testa a terra, se la levo alzata per riposare. Shisor, gamba destra in alto, la sinistra un po' più in avanti. Anche qui, se non sono troppo stanco, alzo il collo, attivo l'addome. Le mani vanno a aggrapparsi alla zona che è più di mia comodità, che sia metà polpaccio o caviglia, e cambio la gamba. Quindi la gamba più distesa possibile si alterna avanti e dietro. Anche qui, durante il movimento, ho l'inspirazione. Butto fuori appena mi aggancio la gamba avanti e l'altra un po' più avanti. Inspiro, cambio, butto fuori. Mani che si aggrappano e l'altra è di là, più avanti a me. Il collo sempre alzato se non ho dolore, se no appoggiato a terra. E comunque ho sempre il movimento dello shisor. Le punte dei piedi spingono al soffitto. Ancora cerco di tenere le gambe più distese possibile, così ho l'allungamento. Se poi sono un po' flessa a livello del ginocchio, va benissimo uguale. Ancora. Ancora due. Così poi aggiungiamo e rilasso gambe al petto, testa a terra e braccia che chiudono le gambe. Le spalle sono sempre rilassate, lontane dalle orecchie, mai troppo in tensione. Respiro profondamente e riattivando il collo se non ho dolore vado a ripetere lo shisor sempre, quello che abbiamo appena fatto. Con l'aggiunta però della gamba che era un po' più distesa in avanti, molleggia due volte. Inspiro, cambio, butto fuori. Molleggia la gamba più in avanti mentre quella più vicina a me è bloccata dalle mani. Cambio, molleggio, inspiro e butto fuori due volte. Quindi con i molleggi. Prendo l'aria, inspiro, butto fuori, aggancio la gamba, due molleggi con la gamba distesa in avanti. Se è troppo il molleggio, non lo faccio, faccio il gesto che si è fatto prima. Il semplice scambio senza molleggio. Respiriamo, gli ultimi due. E stop, rilasso, gambe al petto, testa a terra. Intanto le braccia vanno a sistemarsi dietro. Piegando i gomiti, porto tutte e due le palme dietro la nuca. Per ora siamo ancora a terra, con le gambe tutte e due vicine al petto. Rilasso, prendo fiato e inspiro da questa posizione base. Buttando fuori, alzo sempre il collo su, aiutato dalle mani e i gomiti laterali. E stendo al soffitto tutte e due le gambe, punte che spingono su. Ancora inspiro, ginocchio a petto, testa a terra. Ancora, butto fuori su e su tutte e due le gambe. E giù scendo, inspirando. Se non ho dolore alla schiena bassa, alzando la testa sulle gambe, si portano un po' più in avanti. Lavoro di più con l'addome, ma anche con la schiena bassa dietro. Se dovesse farmi male, invece vado al soffitto. L'importante è respirare in armonia, testa su, gambe che si allungano. Ancora due.
Sento bene l'addome che lavora. E stop, gambe al petto, testa a terra. Braccia distese con i palmi, ogni palmo, appoggiato vicino al malleolo esterno, la voce giù del piede esterno. Questa è la mia posizione iniziale. Double leg stretch. Inspiro, butto fuori, gambe che si allungano, braccia dietro, testa su se non mi fa male. Inspiro, gambe al petto, braccia con semicerchi laterali che tornano ai malleoli e testa a terra. Ancora, butto fuori, gambe in avanti, braccia dietro, testa su, inspiro, ginocchio al petto, semicerchi delle braccia, quindi prendo una strada più lunga per arrivare ai malleoli. Uguale a prima, se la schiena mi fa male, meglio se le gambe sono dritte su al soffitto. Se me la sento, si distendono in diagonale, creando così con le braccia una V. Inspiro, ginocchio a petto, braccia che tornano ai malleoli e testa che si alza su se non mi fa male il collo. Inspiro, tornando con questi semicerchi laterali delle braccia. Ancora due. Respiro e controllo bene il movimento, soprattutto la discesa, non deve essere brusca. E stop, rilasso. Riposo il collo, le spalle, l'addome e le gambe. Respiro profondamente e appoggio a terra tutte e due le braccia, anche un po' più distanziate, a V bassa, con i palmi a terra, perché mi aiuterà con il movimento delle gambe. Sempre vicine come se fossero legate, vado a creare dei cerchi. Mi porto a destra. Inspiro al centro e creando tutto il cerchio a destra, sbilancio a destra, un po' più in avanti, lontano, e vengo a sinistra a concludere il cerchio. Quindi è come se le mie due ginocchia fossero dei pennarelli e sopra di me ci fosse un foglio bianco. Devo disegnare proprio il cerchio sopra di me. Il cerchio va sempre a destra. Per tutta la circonferenza butto fuori, torno al centro, inspiro per un nuovo cerchio. Gambe che unite vengono proprio a fare questi cerchi. L'ultimo a destra, più è ampio più lavoro, la schiena poi si stacca da terra e vado a sinistra, completo i cerchi dall'altra parte. Inspiro al centro, butto fuori, creo questi cerchi belli ampi. Ancora l'ultimo a sinistra, poi passo ad alternare, mi fermo al centro, inspiro un cerchio a destra sempre, espirando. Mi fermo al centro, normale, inspiro, cambio, torno indietro, sempre espirando, alterno le due direzioni. Un giro a destra e poi dopo un giro a sinistra, sempre insieme come se fossero legati. Ultima giunta, le braccia, se me la sento, si staccano da terra e vanno su al soffitto con i palmi che si guardano. Ho più equilibrio, perché con lo sbilanciamento delle gambe le braccia poi non aiutano più questo equilibrio. Inspiro al centro e buttando fuori creo sempre questi cerchi. Andiamo a fare gli ultimi due, uno per ogni parte. E rilasso, braccia alle gambe, piegate al petto, rilassiamo bene. Cosicché saliamo su con lo slancio delle anche, mi aggancio sotto le ginocchia e arrivo su per cambiare posizione. Andiamo a lavorare di lato sul fianco sinistro, così facciamo tutti uguali. Fianco sinistro a terra, il destro è la parte esterna. Lentamente. Appoggio a terra la parte superiore, il braccio sinistro, l'interno, è piegato per appoggiare la testa oppure è disteso oltre la testa, come ognuno di noi si trova meglio. Lavorerà la parte esterna, quindi la parte destra. Gamba destra distesa, con le punte allungate, il braccio destro allungato oltre la testa. Quindi ho tutta una linea riguardo alla parte destra. Inspiro da questa parte, buttando fuori, sempre seguendo una linea parallela al pavimento, gomito ginocchio che si incontrano al petto. Ora arrivo su, sono tutta nera, non so se mi si vede. Proprio avanti. Inspiro, torno a ricreare la linea, butto fuori, ginocchio al petto, gomito che si contrastano. Ancora lontano, espiro, butto fuori, gomito e ginocchio che si spingono a vicenda, come ho fatto prima in piedi a riscaldamento, pressione reciproca. Si spingono e allontano, buttando fuori ho la pressione reciproca, gomito, ginocchio e allontano, espiro. Ognuno può
pressare quanto desidera, posso fare una piccola pressione, riesce a rimanere un pochino di più, è personale. Ancora due. Mantengo bene l'equilibrio sul fianco sinistro e poi rilasso la parte che ha lavorato ora. Iniziamo a salire. Alzo sulla parte superiore appoggiandola sul gomito sinistro, quindi l'interno. Gomito sotto la spalla, palmo bene a terra. Le gambe sono sempre piegate, la sinistra normalmente, la destra invece porta il ginocchio verso il soffitto e l'appoggio davanti. Il braccio destro è steso sopra la gamba destra con il palmo al soffitto. Mi ripeto, la gamba sinistra piegata normale, la gamba destra col ginocchio al soffitto appoggia la pianta del piede avanti. Quindi vedo il piede destro ma non il sinistro. Da qui vado a fare Marmed. Inspiro da questa posizione. Buttando fuori, slancio su in alto, unendo le gambe che si allungano, braccio destro che si stende oltre la testa. Il fianco sinistro è lontano dal tappeto. Inspiro, torno in posizione di partenza, ginocchio destro che punta al soffitto, palmo al soffitto nell'inspirazione. Butto fuori, su, slancio, braccio che va oltre la testa dietro, gambe in allineamento su. E torno lentamente. La discesa è lenta, attenzione a non rendere brusca la discesa. Scendo e su. Gesti lenti, mi raccomando. Da qui facoltativo, andando per gradi, se non ho dolore al polso e alla spalla interna, appoggio affinché il gomito si allunghi, la stessa posizione delle gambe, per far sì che Marmed sia più alto. Differentemente da prima, ho il gomito disteso, il braccio è disteso, quindi il mio peso grava sul polso interno. Posso provare, ma se ho dolore, meglio di no, torno a quello primario del gomito a terra. Così il peso del corpo è gravato sul braccio anziché solo sul polso. Ognuno decide per sé. L'importante è che slancio su buttando fuori l'aria e scendo lentamente. Attenzione a gesti bruschi. Gli ultimi due movimenti. Scendo nell'inspirazione, butto fuori lo sforzo. Fatto l'ultimo, prima di passare all'altro lato, mi siedo con le gambe piegate. Quindi riposiamo, posso sciogliere bene i polsi. Mi metto di lato per spiegarmi meglio, eh? Gambe piegate, piedi bene a terra, la schiena che spinge al soffitto, le spalle rilassate. Sciogliamo un po' il polso e respiriamo. Da qui rilasso le braccia verso il basso, con i palmi a terra. Cambieremo la posizione della schiena. Inspiro durante il movimento. Da qui prendo l'aria verso la C-shape in avanti. I palmi strusciano a terra e si allungano in avanti le braccia. Mi allungo come se qualcuno mi tirasse davanti a me. E qui butto fuori l'aria. Inspiro, indietreggio, movimento opposto in arco, braccia dietro, palmi dietro, guardo il soffitto. Ancora, inspiro, in avanti, butto fuori in posizione di C-shape in avanti, qualcuno mi tira in avanti, sguardo basso. Prendo l'aria, torno indietro con le braccia basse, palmi dietro, butto fuori, guardo al soffitto. Ancora, prendo l'aria nel movimento in avanti, butto fuori nella posizione, qualcuno mi spinge in avanti. Ancora, inspiro, vengo dietro. Petto che si gonfia, sguardo in alto, braccia dietro. Ancora due. Inspiro, butto fuori in avanti. Inspiro, vado dietro, butto fuori e mi allargo, guardo in alto. E rilasso, sciolgo. Vado concludendo il lavoro laterale sul fianco destro, quindi vado a cambiare. Fianco destro a terra, il sinistro è quello esterno. Partiamo da l'esercizio prima. Vado a portare a terra la parte superiore con il braccio disteso o piegato in base a come mi trovo meglio. Lavorerà la parte sinistra, distesa la gamba avanti, braccio sinistro dietro, vado a creare la pressione fatta prima dall'altra parte. Gomito ginocchio sinistro, butto fuori, pressione reciproca, inspiro, gambe in avanti, braccio dietro oltre la testa. Ancora, presso e allontano.
Lo sguardo è avanti a me in equilibrio grazie all'addome attivato. Gomito contro ginocchio, si premono appena appena oppure rimangono un po' di più, è personale. Ancora l'ultimo. E rilasso la parte destra. Come prima iniziamo a salire, andiamo a fare marmed partendo dal gomito a terra. Gomito destro d'appoggio a terra. Le gambe come prima, la gamba destra è piegata normale, gamba sinistra piegata con il ginocchio al soffitto. La pianta del piede sinistro si appoggia avanti al destro, come prima. Quindi il mio piede sinistro è avanti rispetto al destro. Gomito sinistro al soffitto. Il palmo sinistro guarda al soffitto anche lui. Così che inspirando inizio e buttando fuori come prima vado a fare marmelle, staccando la parte destra dal tappeto. Scendo lentamente, inspiro, ancora butto fuori, vado, sguardo in avanti, cerco di mantenere l'equilibrio, scendo lentamente, inspirando. Ancora. Non andiamo in apnea. E ognuno decide se mantenere questo gesto del gomito piegato o farlo a braccio disteso. Punte ruotate come ognuno preferisce, perché già il polso è sotto pressione, ognuno deve trovarsi bene. Inspirando sempre nella parte bassa, butto fuori sempre con lo slancio. Sia che abbia il gomito piegato o disteso, ognuno decide per sé, poi scendo sempre inspirando. Attenzione alla discesa che non sia brusca, per non causare traumi al corpo. Scendo piano, inspirando e butto fuori, creo marmed. Piano, scendo. Vado a fare gli ultimi due. Guardo sempre avanti e mantengo l'equilibrio, sia che abbia il gomito piegato o braccio disteso. E giù scendo, rilasso. Per non rimanere in questa posizione, torno in quadrupedia un attimo. Per arrivare in posizione prona, appoggio a terra la pancia, gambe dietro, gomiti piegati e palmi ai lati delle spalle. Rilassiamo in questa posizione, la fronte è appoggiata a terra da sola, rimaniamo in posizione e respiriamo. Riprendo fiato, posso sciogliere sempre i polsi che hanno lavorato parecchio. Dopodiché attivo la parte superiore, palmi sempre a terra, ma fronte un po' staccata da terra, quindi ho il petto e la fronte staccato, guardando sempre in basso. Ho la posizione del semicobra. In questa posizione vado a flettere un tallone alla volta verso i glutei. Buttando fuori ho il molleggio 1 di un tallone verso il proprio gluteo. Inspiro, torno a terra e butto fuori, cambio. Quindi do un colpetto, un calcetto per un tallone alla volta. Inspiro con la gamba che torna a terra, butto fuori, colpetto. Uno solo. Anche bello dinamico. Da qui passo a due, ogni tallone da due colpetti al proprio gluteo. Inspiro giù con la gamba, butto fuori due colpetti e torno, inspiro. Due piccole espirazioni. Inspiro giù, butto fuori. Sono due espirazioni per il tallone che molleggia verso il gluteo. Inspiro lungamente per molleggiare due volte dall'altra parte. Ancora gli ultimi due. Per gamba e rilasso le gambe, testa a terra, fronte a terra, braccia lungo i fianchi con i palmi al soffitto. Prendo l'aria con la fronte a terra, buttando fuori, stacco fronte e petto, braccia che si staccano e spingono al soffitto, palmi al soffitto. Scendo, inspiro, braccia a terra, fronte a terra. Ancora butto fuori, su. E giù scendo lentamente, mi raccomando, la discesa lenta. Ancora su, butto fuori, palmi al soffitto. E scendo lentamente. Ancora due, palmi su al soffitto, giù scendo piano. E rilasso, torno come prima, gomiti piegati e mani a terra. Vado a fare l'ultimo attivando solo le gambe, i glutei.
stacco non solo il ginocchio come ho fatto prima, ma tutta la gamba. Tutta la gamba si stacca da terra, alzando sul piede. Inspirando, scendo. E buttando fuori, cambio. Quindi nell'espirazione attivo la gamba. Butto fuori, su. Inspiro, scendo per buttare fuori con l'altra gamba. Quindi sento la gamba della parte del posteriore e il gluteo che si attivano. Su e giù, scendo lentamente, inspirando. Butto fuori, su e giù. Andiamo avanti con le aggiunte, se ognuno di noi se la sente. Invece di mantenere il gesto alternato, le alzo entrambe, tutti e due i glutei contemporaneamente si attivano. E giù, scendo, inspirando sempre. Butto fuori su insieme, inspiro, scendo giù. Se vedo che è troppo per una troppa sollecitazione della schiena, continuo il lavoro alternato. E magari non slancio parecchio, alzo appena appena la gamba. Ognuno come si sente anche per i dolori. Se tutto va bene, tutte e due insieme. Ultima aggiunta, la parte superiore. Sempre i gomiti piegati, alzando le gambe, alzo la parte superiore. Vado a creare una barca, attivando tutta la parte esterna o posteriore della schiena. Scendo per l'aria, butto fuori, su. E scendo. Se decido di lavorare con una gamba alla volta, attivo sempre la gamba con la parte superiore. Ritorno giù e cambio eventualmente. Se invece me la sento tutti insieme, glutei attivati contemporaneamente con la parte superiore e scendo lentamente, mi raccomando. Sguardo sempre basso. Gli ultimi due. All'ultimo cerchiamo di mantenere un pochino la posizione su della bot. Per due respirazioni profonde. E stop, rilasso, rilassiamo tutto a terra, riprendiamo fiato. Andiamo ad allungarci in quadrupedia. Torniamo come ultima posizione in quadrupedia, lasciando, piegando le ginocchia ma lasciando i glutei lontano dai talloni. Glutei al soffitto, braccia lontane e allungamento. La fronte è bassa a terra da sola e i glutei spingono al soffitto. Devo stare comodo in questa posizione praticamente. Fronte a terra, deve tirarmi proprio tutta la parte alta della schiena soprattutto. Respiriamo profondamente. Respirone l'ultimo. E torno su in quadrupedia, palmi sotto le spalle, punte dei piedi attivati. Così iniziamo a salire indietreggiando. Cammino verso le ginocchia, le stacco da terra e rimango in scarico. Gambe sempre distese, schiena giù, tranquilla, rilassata insieme al collo. Rimaniamo proprio giù ancora. Gambe distese, devo sentire dietro tirare. Collo rilassato. Ancora qualche secondo. Così noto sempre se siamo scesi un po' di più rispetto all'inizio. Se siamo un po' più sciolti. Ancora. Lentamente piegando le ginocchia finisco la salita, lentamente il corpo torna a riallinearsi, la schiena gradualmente, mai troppo di scatto. Piano, 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 gira se non la testa, arrivo su, sciolgo le spalle, le braccia, le gambe, piano, rilasso. Appoggiamo come ultimo movimento i piedi ben per terra, sotto le anche. E concludiamo il lavoro delle braccia. Crea un incrocio avanti. Inspirando un incrocio basso su, porta le braccia in alto al soffitto. E buttando fuori l'aria, ogni braccio cerca di fare un semicerchio laterale. Ancora inspiro, incrocio basso, salgo su, butto fuori, scendo giù laterale. Inspiro, salgo, proprio come se qualcuno mi tirasse su al soffitto. Tiro, tiro, e giù scendo, buttando fuori. Ho questo incrocio, salgo e separo le braccia. Ancora due, inspiro, su al soffitto, tiro, scendo giù lentamente. Vai, facciamo un altro, vai, avevo detto era l'ultimo, facciamo ora l'ultimo. E poi stop, rilasso, sciolgo. Sciolgo le spalle, i polsi, le gambe, scarico tutte le tensioni, spalle importantissime, rilassate.
Ok. Io vi ho tolto il muto. Abbiamo fatto, possiamo riposarci e scaricarci. Spero sia andato tutto bene. Bene. Sì. Bravissima, bravissima. Grazie, grazie. Aura, ciao, brava come sempre. Grazie Giovanna, grazie. Grazie anche a voi. Laura. Alla prossima. Ciao, Buonasera a tutti. grazie Laura. Ciao, ciao, grazie. Mi è piaciuto molto, quando c'è l'addominale sono contento. Grande Valeria. No, anche meno. Sono contenta, bene? Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.